e in Irlanda, dove il gaelico è a rischio estinzione. Andiamo a Dublino, dove anche gli adulti vanno a scuola per riscoprire la lingua dei loro progenitori. In questa scuola alla periferia di Dublino, l'irlandese è la lingua principale dalla più tenera età. Alcuni allievi non lo parlano a casa o al di fuori della classe, ma i loro genitori vogliono che li imparino assieme all'inglese. Il gaelico ha 3.000 anni di vita ed è alla base della cultura e dell'identità dell'isola. Sanno già parlare una lingua e ne imparano un'altra. Quello che conta è la loro destrezza nell'apprendere una terza, una quarta lingua. La loro capacità di comprensione è maggiore rispetto agli altri. Secondo gli scienziati, i bambini bilingue eccellono nella risoluzione dei problemi. Per loro studiare irlandese e inglese è quasi un gioco. Quando diciamo qualcosa in inglese, quando facciamo domande in inglese, l'insegnante ci risponde in irlandese, così possiamo imparare facilmente. In una società multiculturale e multilingue, il gaelico è proposto, non imposto, secondo l'istituzione che promuove questa lingua. Non cerchiamo di imporre qualcosa a qualcuno. Quello che cerchiamo di fare è coinvolgere le persone perché crediamo che la lingua irlandese sia molto importante, molto utile. È parte della nostra identità. Gli adulti hanno più opportunità che in passato di imparare a parlare il gaelico, come in questa scuola dove, dopo la teoria, si fa pratica nel vicino pub. Ci sono anche stranieri come Raj del Bangladesh. There are many languages dying out and struggling. Molte lingue stanno scomparendo. Pochi parlano il gaelico in Irlanda. Per cui credo che sia una lingua in pericolo. Devo fare qualcosa. I felt that it's in danger and I felt that I have to do something. Il gaelico è parlato da circa 80.000 persone su 6 milioni di abitanti.